Faremo una pratica che una pratica di biotrans energetica che si chiama il trans essenziale. Il termine sembra complesso, ma in realtà è molto semplice perché vuole insegnare ad essere come la natura ci insegna ad essere. Questa pratica si compone di tre momenti: scomparire, restare e diventare. Passare dallo zero, persistere nel contatto e padroneggiare il trance. Possiamo chiudere i nostri occhi e incominciare ad accorgerci che siamo a casa. Cosa vuol dire sono a casa? Accorgiti. Beh, intanto sei sulla tua sedia, sul divano o per terra. Sei in contatto con Madre Terra, giusto? Madre Terra è qua e ti dice, se l'ascolti, figlia, figlio, sei qui. E io ci sono. Comincia ad ascoltare. La Madre Terra è qua, sotto di te, ti sostiene. E poi, tuo corpo, sei a casa nel tuo corpo. E il corpo è il tuo tempio. È pesante, pesa e si offre alla Madre Terra. È come se questo corpo fosse casa tua, no? Che è a casa a sua volta nella terra. E quando tu stai a casa, senti, dov'è il confine? Chiediti, stai dentro e chiediti dov'è il confine, vai dentro e dimmi se trovi il confine di te. Ecco casa, l'essenza, la sorgente, questo luogo senza inizio e senza fine, che ti contiene, come se fossi un pesce nell'oceano, un uccello nel cielo, o come se tu fossi lo specchio dove tutti i riflessi si riflettono. Sei a casa, accorgiti. È a casa tua, qui, a casa mia, io posso. Cosa vuol dire scomparire? Sono a casa e arrivano degli ospiti, un pensiero, un'emozione, una sensazione, un rumore esterno. Non mi porta via da casa. Non mi dimentico di essere a casa anche quando ho un'emozione spiacevole, ho una preoccupazione, ho un problema, ho un pensiero oppure anche qualche cosa di piacevole. Questi sono tutti ospiti, prego, accomodati, vuoi una tazza di tè. Accolgo amorevolmente tutto ciò che compare alla mia coscienza, ma non gli do energia. Non cerco nemmeno di scacciarlo, non cerco nemmeno di osservarlo come se fossero nuvole piuttosto che tutte le varie tecnologie meditative. Se io mi accorgo di essere a casa, semplicemente non gli do energia. Tutto questo, ogni contenuto è una manifestazione del mio sé, della casa, del mio essere. E quindi fai così. Uno, accorgiti che sei a casa. È semplice e immediato. Non c'è bisogno di strategie. Guarda. Guarda. Non c'è confine e sei a casa. Sei avvolta e avvolto da una forza che possiamo chiamare il sé, possiamo chiamare il vuoto, possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare essenza. Ascolta. E se per caso ti partisse la mente, se per caso avessi un'emozione, una tensione, zero. Ripetiti dentro di te, zero. Zero. Non ti do energia. Stai lì. Tu puoi stare dove vuoi, sono io che scompaio da te. Sono io che scelgo la sorgente. E scelgo di accorgermi che tu sei una pura manifestazione della sorgente. Ogni colore, manifestazione dello spettro della luce,
io sto alla luce, a quella sorgente, zero quindi. Secondo passaggio, restando qua a casa, nello zero, appunto sento dentro tutte le manifestazioni, sento dentro la forza muoversi, la forza della vita, l'essenza che poi diventa sensazioni, emozioni, pensieri, ma prima di tutto una forza che parte dal profondo di me. Sto lì, resto in contatto con la forza vitale, con il ritmo interiore, dal quale poi nasce ogni manifestazione. Resto in contatto con te. Ogni manifestazione che affiori, io sono scomparso, rinuncio a dargli energia, ma sto in contatto con la sua sorgente, con la dove origina. E mi lascio nutrire come se fosse una medicina. Sento la sua vera natura, sento il battito, sento il ritmo, sento tutte le forme che assume. Ascolto il senso sentito su tutti i corpi, fisico, energetico, emotivo, mentale, spirituale. Produci sensazioni nel corpo, produci emozioni nell'anima, produci pensieri o immagini nella mente o memorie. Resto in contatto. Persisto nel contatto. È da quel silenzio, è da quel vuoto che la verità rispetto a me stessa e a me stesso, che la forza del mio sé si manifesta, la forza vitale. Resto in contatto. La persistenza del contatto nasconde molti segreti, schiude molte porte di cura e di conoscenza, come se passeggiassi in un giardino e vedessi e riconoscessi tutte le sue bellezze. Zero se qualche cosa mi portasse via. Resto, scelgo di stare qua al tuo cospetto. E restando e scomparendo, entro nel terzo aspetto che è divento, fluisco con. Accorgiti tutto quello che sta succedendo dentro. Quando tu resti lì e passi dallo zero e scompari, è un flusso che dal profondo viene in superficie, che arriva a un confine, e quel confine è lì dove tu te ne accorgi, dove tu hai coscienza di una sensazione, di un'emozione, di un pensiero al momento del confine, alla superficie del contatto, quando la tua coscienza si accorge di qualcosa, stai lì e vedi che c'è la forza che arriva e tu che sei lì, lasciala agire, cioè diventa quella forza, diventa quel flusso, lascia andare il confine e fluisci insieme. Fluisci insieme, c'è una sensazione, che ne so, di calore nel petto, stai lì, diventa quel calore. Lascia che il confine dissolva. Tu sei il calore che espande nel petto. Oppure un'emozione di pace diventa l'emozione di pace. Oppure un pensiero diventa quel pensiero. Prima di tutto il pensiero è un flusso di energia, materia, coscienza. Diventa. E
quel pensiero diventa un altro, un altro, un altro, e diventa un'immagine diventa una sensazione, e una sensazione diventa un'emozione, e un'emozione diventa un'intuizione. Fluisci con tutto, è un flusso interconnesso di eventi, tutto è sé in azione, scompari, resta e diventa, padroneggia il trans, fluisci con, in realtà sei un unico flusso di sensazioni, emozioni, pensieri, intuizioni che partecipa al gioco della vita. Fluisci con, diventa, pur essendo consapevole. Io divento e osservo. In realtà io sono questo flusso di coscienza che assiste a tutti i contenuti che fluiscono. Non c'è più separazione, ma c'è contemplazione. Io sto contemplando me stesso, me stessa, che osserva e fluisce con le cose del mondo, che osserva e fluisce con tutte le forme del suo essere e dell'essere del mondo. Contemplo ogni cosa, fluisco insieme, resto e scompaio. Questo significa essere nel trans essenziale, diceva il mio trans energetico. Tutte queste parole per dire sì, te stessa, te stesso fai come fa la natura, fluisci con, si integrale totale in tutti i tuoi corpi, scompari le illusioni, resta in contatto con la tua forza e diventa quella forza trans essenziale. Grazie.